Il maltempo è stato il vero protagonista di questo fine settimana calcistico. Non tutte le 19 squadre ennesi sono potute scendere in campo per disputare le partite del loro campionato. Nel complesso, le squadre che hanno potuto giocare hanno ottenuto 4 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte. 6 le squadre ferme per il maltempo. In Serie D, seconda sconfitta consecutiva per la Leonfortese, che perde fuori casa contro l'Agropoli per 2-0. Dopo 19 giornate, in classifica i biancoverdi sono al 9° posto con 27 punti. Il campione di promozione è giunto alla sua 19esima giornata, ancora una vittoria del Troina, questa volta in casa batte il San Gregorio per 4-2. In classifica i rossoblu sono al 3° posto con 33 punti. Per la 17esima giornata del campione di prima categoria nel girone C, questi risultati delle ennesi: Nicosia Barrese rinviata, Enna Gangi 1-1, Nuccio Branciforti 1-2. In classifica la Barrese settima con 21 punti, 8° posto per l'Enna con 19 punti, 10° posto per Branciforti e Nicosia con 16 punti. Nel girone F di prima categoria Real Tremestieri aggira 1-1, in classifica i giallorossi sono 11esimi con 16 punti. 12esima giornata del campionato di seconda categoria, nel girone G rinviata Viola, Tremestieri e Teneo. In classifica la squadra di Cerami è decima con 6 punti. Nel girone H di seconda categoria Atletico Librino, Val Guarnerese 5-0, Motta Real Catenanuova 2-0. In classifica sempre primo il Real Catenanuova con 26 punti, decima la Val Guarnerese con 8 punti. Nel girone L di seconda categoria Acquaviva Comunità Frontiera 2-0, Città dei Mosaici Atletico Aragona 2-0, Valle d'Olmo Villa Rosa 2-0. In classifica il Città dei Mosaici è secondo con 22 punti, settimo posto per Comunità Frontiera con 13 punti, decimo posto per il Villa Rosa con 10 punti. Sesta giornata per il campionato di terza categoria, questi risultati: Catenanuovese Troina Sporting Club 2-1, Petralia Sottana Proassoro 7-0, Sperlinga Libertas Cerami è stata rinviata. In classifica secondo posto per Libertas Cerami, Catenanuovese Azzurra con 9 punti, al quinto posto Sperlinga con 5 punti, sesto il Troina Sporting Club con 4 punti, settimo Proassoro con 3 punti.